Messi è uscito, ma il 90% mi sta scombando. Sì. O mi sta scombando, capisco. Purtroppo, guarda, se capissi un po' meglio. Tre, scherzo. Due, ok, stanno iniziando il game. Via! Bene, adesso parliamo del match che di te ce allora, frega. Questo game è molto critico, cioè diciamo che Royce entra dentro e è continua. Grave. Sì, però Mega Man allo stesso tempo può tranquillamente liberarsi e comebackare tutto. È un matchup veramente even, mi pare, dalla cui punto di vista. Beh, in realtà non lo conosco benissimo, cioè i personaggi sì, però non resto... conosci bene il matchup. Penso che sia leggermente avvantaggiato Mega Man, però un po' paura di dire una stronzata. Un zoning ambiguo. Esatto, perché fanno un zoning ambiguo. Però anche Roy è molto... Cioè, il fatto che uccida a 80 rende la cosa molto molto più interessante. Ok, Lorenzo deve già iniziare, avrò già capito che per battere la recovery di Mega Man deve semplicemente aspettare. Sì, esatto. E il personaggio può andare avanti. Mi fa piacere comunque che si stia subito rivolto al personaggio. Quella cosa mi ha fregato, soprattutto perché è multi hitbox. Sì. E dopo che l'avevo pergliato di Lucario me lo sono ritrovato con questo attimo. Visto. Eccolo. Bravissimo. Normalmente l'opzione migliore è la Lorax. Se devo riposare la voce mi deve fare il lirico, fare il vocalizzi. Beh, di nuovo un ottimo off smash. Ottima opzione, devo dire, lo utilizzava molto anche contro di me l'up smash, perché io... Ma cazzo, sei zappato, mi l'ha tirato. Ho visto, io sono stato abbastanza... L'ha reso mongo la vita. Vabbè che già in parte era. Che certo che sei. Attenzione! Okay, sembra... fatto... Sembrava che stesse connettendo, ero eccitato. Ottima oh, opzione. Quello. Sta recuperando, prima era una stock comunque in disadvantage. Cioè. Sì, era in disadvantage, cioè adesso è abbastanza even. Sì, vero. Bellissima opzione. Purtroppo l'ha colpito di Sour Spot. Esatto. Cioè di Sweet Spot. Tranquillo. Puoi morire felice. Grazie. Certo, ha recuperato. Capopianta. Ancora sempre con questa up smash, sta iniziando a essere un po'. La partita è abbastanza lame, sinceramente, da parte di Capopianta. Non si sta È spirito. Ok, il cast era maledetto. Il cast era maledetto. Cazzo, scusate. Cos'era? Allora, era da un air merda di Roy che è entrato ed ma l'ha teccato. Sì, l'ha teccato. Minchia. Cazzo, Giuspi si fa valere. Giuspi il Giuspo. Giuspo Giuspan. Io non so teccare perché il mio PC non ne ha bisogno. E qua. Allora, mi sono smerdato io. Hai detto intanto, una cosa ultra intanto Lorex col side B. Hai ironicizzato tutto quanto il match insieme a Lorex. Un bel ironico questo finale. Allora, dopo devi fare 3-0 contro quello che vince. Così dopo possiamo andare. Esatto. Se no Spartan. Se no. Se no Spartan. Vi faccio andare un passaggio da parte di Marano. Parla con Marano. Ah, giusto. Organizza la roll. E avvisa anche Spartan in caso di possibilità. Non sbaglio. Incontro. Giusto, usa la roll per tornare a Ledge o sbaglio? Cosa. Roll. C'è la roll? Per tornare verso Ledge, poi in caso applicare un'opzione. Perché se tu ti muovi verso Ledge, sposti il tuo avversario in avanti e lo grabbi. È una cosa che fa molto Joshua se noti. Sì, è un'opzione che fa molto compianta. Con Mega Man non troppo. Mega Man può tranquillamente non giocare di troppo. Cioè, può avere così tante opzioni che non è obbligato a farlo. Ok, ha fatto bagassa di bellissima, combo, bellissima, di, bellissima conversion da parte di Giuspi. Anche da parte di Giuspi una combo al 50%. Una stringa più una combo. Sì, era una conversione. Veramente un'ottima conversione. Il dash attack finalmente non si vede, un'ottima mossa in verità di Mega Man.
2-0, sta piangendo. Ancora, è un'opzione auto shield, ho scoperto. Purtroppo ha un sacco di lag, quindi è un'opzione da non fare troppo. Ah, tutte e due i PG che hanno l'opzione up smash out of shield. Oh, oh, minchia, questa è stata una grande merdata. Se puoi permettere, se avesse funzionato, l'avrei trovato un sacco ingiusto. No, mica era da clippare. Avrebbe l'orexato. Era bellissimo, eh. John no, John no, John no, John no, John no. Eccolo qua, Jeb Bear. Ok, allora. E si torna even. E si torna even. Sì, perché adesso so fa. Fa XD Nair 1, XD Nair 2. Oh! Si stava ultra flexando l'Orex con le combo di degli oggetti. Prima. Come si chiama il. La Metal Blade. La Metal Blade, esatto. Sta ultra flexando con Roy. Tanto per dire, vedi, io ho la botto tutte le stronzate. Io posso farlo. Io posso farlo. A me diverte la pare ste cose, raga. E anche per questo che è una marcia. Sì, l'Orex. Più alta della tua. Sì, obiettivamente, perché a me mi fanno cazzo gli altri. Sì, sì, no, no, no. Non dire la parola. Sto scherzando. Lorex, come se mai mettendogli la faccia nel. Lo dimostra il TikTok che gli ho fatto a Game 2, che poi mi ha sussato. Che gli stavo per levare l'anima. Che lo stavo per battere in winner con Lucario. Mamma mia, sarebbe stato divertente. Ed è tipo il matchup peggiore del gioco. Insieme a Chrome e Palutena. Sono i tre matchup orribili. Ce li ha tutti i Lucario, signori. È tipo la terza volta che picco un PC che. Boh, in verità tipo si è girato su perché lo sta droppando, allora si può lamentare di LPG, ha detto che adesso è low T, da okay. Mid T, è passato da Ike a Mid a low. Ci sta. Secondo Tsu, no, Tsu pensa di merda, sinceramente è Mid, Mid a Ike, anzi è quasi Ike a mio parere. Sì, lo giochi tu, io non lo so, con i miei. E Mid Ike. Io lo metterei Mid, Mid Ike, cioè. Così, è proprio al bordo. Non vabbè, è tra comunque, i migliori della Mid. Stiamo vedendo comunque un gioco dove l'Orex è tranquillamente ambientato al game. Sì, è. E sta riuscendo proprio a sforare tutto il PG. Sinceramente sta fallendo sempre questi neutral B. Cioè, ci sono altre opzioni. Perché non sono facili da fare entrare. Minchia, si sta un po' divertendo secondo me a scazziare con queste stronzate. È veramente un player che su queste cose. Boh. Il problema del game lo sta pensando più per ironizzare che per altro. Sì, ma deve stare attento perché appunto. Ha pushato fuori la cosa. Prova lo Shoryuken. E non è morto. Non è mai okay, morto. Ho capito già che si sia rotto le palle di far fallire il pesta. Oh! E va a far pascolare. Fastball upper su F smash. Era fastball nair. No, era fastball upper. Ha fatto la smash. Era nair 1. Scusate. In air porta in alto fallito. Roba di Lorex detto sborrelli. Questa è tua o è mia? Questa qui è la mia perché è a destra. Allora è questa la mia. Cosa stai facendo? Cosa? Iron Man! Non fare Iron Man. Facciamo sappiamo tutti che noi. Pianta piranha. Beh, ma facciamo l'Iron Man. Scusa? Chiedo scusa. No. Aio, ha cribato, c'è ragione. Non ce la facciamo più di tempo, purtroppo. Anche perché Cristian. Comunque, game 3. Io ci sto, sinceramente. Oh, non è. Cioè, va bene. È uno per stage del cazzo per capire. Per no, è buono. No, no, è uno stage pessimo per pianta. Diciamo che Roy ci sta meglio. Ci sta assolutamente. Il fatto è che in teoria per pianta non è un buon. Doveva bandire per forza il platform, troppo value per Roy. Sì, ma sceglieva capo pianta. Sì. Non ho capito perché è andato qui. Con me non lo userebbe. Non lo conosce, non conosce il matchup. È l'unico Roy in Sardegna. Non me ne ero neanche reso conto. Perché se piccano il platform lui switcha in pianta.
si trova molto meglio, ha detto. Sì, ma ha piccato lui, ti ripeto. Hai ragione. Ora ho notato tutto quanto l'errore della conversazione. Sinceramente, allora non dovevo. E la mia conversazione è finita con non doveva, ironicamente. Non doveva. No, ma un po' sbagliato. Però se si fa valere, sinceramente mi fa felice. Beh sì, sicuramente. Non è che ci fa schifo se vince. Per nulla. La Lorex suprema. Perché entra e non muore. Quindi è suprema per quello. Esatto. 2-0 per Lorex. Invece la Super Lorex, quando in teoria potrebbe prendere legge, non lo prende. No, quella è la Lorenz. No, è la Super Lorex, l'ha detto poco fa Eligio. Ah, cazzo, vai. La Super Lorex. E allora questa qui l'ha detto Sborrelli. L'ha detto Sborrelli. Non scende un'opzione qui. È bello, figa. No, allora faccio 10 milioni. Faccio bene, non aveva tipo la foce da fumatore. No, è la foce di Silent. Di? Simon. Simon. Backthrow no? Giustamente per edgeguardare. Edgetrappare, anzi, mi correggo. Sì. E non ci riesce. Purtroppo non ha. Ha notato che di sicuro ci sono delle difficoltà in questo posto, in questo match. In questa. Tutta questa situazione che è quasi sul drastico. Abbastanza, però recupera una stop. Ma con 119 di damage. Ma Pianta è un PG che lo può fare, dai. È difficile, ma non molto è molto contro un carro armato come Roy. Io, sinceramente. Ricorda che è comunque un PG pesante, eh. No, non cambia per Roy. Se non killa ad 80, killa a 110. Siamo onesti, a 130. Sì, killa lo stesso, però è comunque un PG pesante, sa può giocare. E quindi può scombarla ancora di più. Cioè, un problema è questo. Il problema è che Roy. Hai ragione su questo. È un rushdown. E gli zoner contro il rushdown è un problema. Sì. E rimarrà così, penso, per tutto il game. Il fatto è che main ha due zoner. Quindi. Ma Mega Man è un PG troppo stabile. Molto più stabile. Sì. E quindi era sinceramente l'opzione migliore. Doveva semplicemente avere un po' più di idee contro il matchup e doveva aspettare. Però sta recuperando. Sì, sta recuperando, sinceramente. Anzi, benissimo anche. Oh, mamma mia. Veramente capo pianta. Se la staccavano benissimo in quella situazione. No. Bellissima opzione. Veramente bellissima capo pianta. E si può tranquillamente resettare il game se riesce. Ancora quel 70. 15, dai. Sono un recupero veramente ottimale. E purtroppo è sempre in situazioni negative. Dove sì, non l'ha punito abbastanza bene. Cavoli. No, allora che se mi interessa questa situazione. Se la mix up girandolo. Qui rischia anche di perdere lo shield. Infatti non dovrebbe scudare per un po', perché sennò alla fine. Deve farlo, l'ultimo game. Non si può permettere, cioè meglio. E la partita finisce. Lorenzica in grand final. Lorenzica dopo tanto tempo. Anche lo scorso torneo.